Incontriamo Nicola Riolo a questo EUDI 2010 in una veste insolita per chi è abituato a vederlo come il grande campione di pesca in apnea che è dall'alto dei suoi 6 titoli italiani vinti in carriera. Quest'anno sei ospite di Olympus nella sezione dedicata alla pesca con la canna. Questo vuol dire che hai deciso di appendere pinne e fucile al chiodo? Assolutamente no, ancora tengo duro, lo stimolo che mi tiene ancora con la voglia di vincere qualche altro titolo, qualche altro, magari un altro, è il fatto che mio figlio vorrebbe essere il mio barcaiolo in un campionato italiano e quindi questo mi dà ovviamente soddisfazione e motivazione per fare ancora bene. Purtroppo quest'anno il tempo è stato inclemente in questi ultimi 3 mesi, quindi mi sono allenato pochino, però contiamo sulla primavera, prima di queste selezioni per l'accesso ai campionati del mondo, per essere pronto anche a questa sfida. Ovviamente ci terrei a far bene a Lussino e quindi a far bene prima per essere tra quelli che potrebbero disputare il mondiale. Vediamo come vanno i prossimi mesi, gli stimoli ci sono. Pesco anche con le attrezzature da vertical jigging perché è un'altra passione che negli ultimi anni mi ha preso, quindi comunque vado a mare, vivo il mare, se posso andare sott'acqua vado sott'acqua, se la giornata suggerisce di andare con le attrezzature da pesca con la canna, vado con la canna. Beh, allora veniamo a parlare di questo mondiale, l'appuntamento agonistico più importante dell'anno. 8 i nomi che si contenderanno la convocazione, ci sono gli atleti come te, Maurizio, Ramacciotti, Stefano Bellani di grandissima esperienza, accanto ad atleti, magari alcuni giovani anche anagraficamente, altri anagraficamente meno giovani, ma sicuramente non con la vostra esperienza, pronti a soffiarvi il posto. Cosa pensi di poter dare tu in più per riuscire a staccare il biglietto per Lussino? Guarda, intanto onestamente non mi interessa particolarmente essere convocato al Mondiale, mi piacerebbe conquistarmi questo posto. In ogni caso la scelta della federazione di testare, tra virgolette, i giovani in queste circostanze, quindi in circostanze dove l'esperienza potrebbe farla da padrone rispetto a magari a capacità atletiche e volontà superiori, mi dà soddisfazione, si sta muovendo nel verso giusto, quindi affiancando a noi, che poi magari saremo noi affiancati a loro, va bene lo stesso, però per creare continuità nei risultati, soprattutto nei prossimi anni, è stata una mossa sicuramente intelligente. Non so alla fine quali saranno i parametri di scelta, nel senso che penso terranno conto di vari fattori. Però confido che sarà una bella esperienza. Da parte mia, come mi chiedevi tu, ho una grande esperienza sul campo, nel senso che ho fatto tantissime gare internazionali a Lussino e tutte quante fatte bene, quindi ho idea di dove andare a cercare i pesci, come preparare un campo gara e come gestire anche le 6 ore di un mondiale, perché ovviamente bisogna stare attenti alla fatica in un campo che sarà sicuro, almeno uno dei due campi sarà molto impegnativo, quindi preparare con parsimonia, leggendo le 6 ore di gara, anche in un'ottica fisica che farà sicuramente la differenza. Senti, si torna a un mondiale in Mediterraneo dopo tante edizioni in oceano, gli appassionati a questo punto si aspettano molto dalla nostra nazionale. Tu come pensi che sarà questo mondiale? Ma guarda, il mondiale in oceano mi sarebbe piaciuto disputarlo, non ci sono riuscito per tanti anni, per varie vicissitudini, purtroppo, nonostante avessi affinato delle tecniche particolari per quelle circostanze. In Mediterraneo sicuramente abbiamo il vantaggio di conoscere i pesci, le loro abitudini, il loro habitat, quindi un vantaggio che condivideremo con francesi, spagnoli, greci e i croati soprattutto, che in quelle acque si tramandano da generazioni le tane dei gronchi, le poche zone rotte che esistono nei vari campi gara, quindi saranno degli avversari particolarmente ostici e non so quanto sarà semplice batterli. Ci siamo riusciti a Zara, però secondo me erano anche altri tempi, oggi ci sono dei giovani particolarmente, intanto del posto, quindi che si allenano in quelle acque e conoscono palmo per palmo, quindi la strategia di gara sarà sicuramente più importante della conoscenza stessa del campo.
Secondo te vedi un favorito, alcuni possibili favoriti a livello individuale? Sì, ovviamente se il primo nome ti viene Gospic, ti viene Marinov perché avranno dalla loro l'appoggio di tanti pescatori locali, quindi di waypoint ben precisi. È in un campionato che è fatto di 6 ore, probabilmente chi conosce meno ha potuto preparare soltanto 15 giorni un campo, soltanto tra virgolette, avrà magari 5 ore di pesca a giornata positiva e l'ultima ora dovrà inventare. Quindi sicuramente se loro sono nelle condizioni di prendere pesce per 6 ore consecutive, lì faranno la differenza. Tutto sta ovviamente poi alla strategia di gara, a un po' di fortuna, perché si sa quando ci si deve dividere il pesce di un determinato campo gara, le scelte sono fondamentali e quindi tanto la tattica quanto un po' di fortuna faranno la differenza. Torniamo un attimo indietro a parlare del campionato assoluto 2009, ha vinto Concetto Felice che da tutti è considerato un tuo allievo, che questa volta è riuscito a superare il maestro. Guarda, sono felicissimo per Felice, perché è un ragazzo intanto umile, modesto, che va a mare per allenarsi, ci va spesso e non è quindi casuale la sua vittoria, né questa né quella precedente delle semifinali. È sicuramente da tenere sott'occhio per le prossime gare in oceano, perché chi l'ha visto in acqua sa bene quanto sia raffinata la sua tecnica nell'avvicinare le prede in acqua libera. Per quanto riguarda le gare in Mediterraneo, è bene che se sarà tra i titolari dovrà sicuramente fare dei grandi sacrifici per far bene, perché il campo di Lussino è molto impegnativo sotto questo punto di vista. Se sarà affiancato a un atleta di esperienza per vedere come vanno le cose e quindi studiare in prima persona, da vicino, le variabili che si alternano durante una preparazione e durante la gara stessa, avrà l'occasione per migliorarsi e fare tesoro di questi dati per gli appuntamenti che lo vedranno protagonista in futuro. Senti, in una delle ultime edizioni di Eudi ci avevi presentato questo tuo progetto di un'enciclopedia con numerosi waypoint messi in vendita da tramandare, ecco, agli appassionati. A che punto è questo progetto? È sempre la mia ambizione, perché penso di non volermi portare nell'aldilà tutti questi benedetti punti che sicuramente faranno felici tante persone. Ci sto lavorando, è un lavoro faraonico, però lo voglio fare bene, quindi ho aggiunto nuovi punti importantissimi che ho trovato in questo anno di lavoro. Credo che ci sarà ancora un anno di lavoro, bisognerà aspettare ancora un annetto. Però il lavoro è veramente incredibile. Tra l'altro ho ritardato un po', perché sarebbe stato possibile averlo pronto già in fiera, ma quest'anno è stato inclemente. L'anno scorso anche i mesi invernali non hanno consentito tanto lavoro e quindi sono un po' al rallenti. In più ho scritto un nuovo libro. Non sono riuscito in 30 anni di pesca subacquea a scrivere un libro sulla pesca subacquea, ne ho presentato adesso in fiera uno sul vertical jigging, Tutti i segreti del vertical jigging, si intitola, e quindi mi ha preso ancora tempo, ma era il momento di farlo, perché con Olympus abbiamo messo a punto delle attrezzature che portano appunto il mio nome, una serie televisiva e una collana DVD per tutte le discipline di pesca sportiva che si fanno alla barca, e quindi un pochettino ho messo in secondo piano questo primo impegno, però ormai sono addirittura arrivo, penso in un anno abbiamo terminato. Ringraziamo Nicola, in bocca al lupo per tutti i tuoi Grazie, progetti e speriamo di vederti a saluto, crepi il Lussino. lupo.